abbiamo invitato nel nostro studio quattro autorevoli esponenti delle precedenti amministrazioni della città partenopea, che gentilmente risponderanno a quei telespettatori che nel corso del nostro incontro vorranno telefonicamente proporre quesiti ed opinioni. L'onorevole Lobove. L'onorevole Lobove. Sono innocente! L'onorevole Lobove e l'onorevole Lobove. Fratelli, immagino. Parenti? Noi no, quando mai? Ma per carità. Mai viste, mai conosciute, è ovvero no? Mai, papà! Dunque, una delle città più care agli italiani, Napoli, ancora oggi, sconta decenni di malgoverno. Gravi deficit nel bilancio comunale, il numero dei disoccupati era superiore allo stesso numero degli abitanti. Strade sprofondate, palazzi smottati, il centro storico invaso da eserciti di topi, insomma, una specie di anno mille. Onorevoli, che cosa avete fatto a Napoli? Come siete arrivati a tanto? Prima di tutto, voglio dirlo subito, ringrazio pubblicamente il nostro partito Baluardo, intendenza, sovrintendenza sulla protezione regionale, oltre intendenza della democrazia di Napoli. Napoli è bella, quanto è bella. Rindo cuore, i figli lontani, vicina. Grazie, grazie, grazie assai. Grazie a lei, onorevole Lobove. Ed ora a lei, onorevole Lobove. Volesse aggiungere l'onestà da noi dimostrata verso la popolazione, con la popolazione, insieme alla popolazione, dentro la popolazione, in culo alla popolazione. Grazie, onorevole Lobove. Ed ora a lei, onorevole Lobove. Il mio illustre predecessore parlante alludeva alla compenetrazione della problematica municipalità. Grazie a noi affaticature, sempre alert e alert stam. Noi abbiamo sempre stato, è vero, contro, come un baluardo e cacevò, contro l'elettorato rosso e come una tigre e una iena convintamente affermata sopra la nostra città e che sfaccimma e deturpa questo golfo celestiale disegnato dalla mano stessa di Domine Dio. Permesso, scusate. Trascrizioni delle telefonate ricevute. Bene. Ah, sentiamo che cosa dicono. Oh, grazie. Ma potemmo rispondere. Dunque, la prima. Vorrei sapere perché queste quattro teste di... Oh, cominciamo pure. Oh. Sono tutte parolacce. Le peggiori non le abbiamo neanche trascritte. Grazie, cara. Bene, io cercherò allora di sintetizzare... Beh, ma... Cercherò, vero, di sintetizzare, onorevoli, lo spirito di queste telefonate. Dunque, ci si domanda, in sostanza... Come mai Napoli sia stata per tanti anni in mano a quattro fetentoni, parola che trovo qui. Ah, fa niente, fa colore. Che hanno sfruttato la città occupandone tutti i posti chiave, anzi, i posti chiavica. No, ma c'è sta scritto proprio chiavica. No, questo l'ho aggiunto io, è pesantuccio. No, ci sta bene, ci azzecca proprio bene. E come mai questi magnaccioni sono riusciti ad ignorare la crescita civile della popolazione e la lezione democratica di altre città che, specie nel nord, si erano già date amministrazioni diverse. Ma come volessimo declassare Napoli a livello di Bologna? Ma quale regione, quale nazione, tenono solo a così bello, no mare a così azzurro, no cielo a così spezioso? Uomini Napoli, volessero abbrutirvi pure voi? Lavoranno all'intrasatta per 10 ore al giorno con me bestie, abbandonando il vostro stato disoccupatorio permanente? Giusto. Donne Napoli, voi volessimo declassificare per voi. Non più femmina, ma femministe. Non più mignon, ma mignotte. Non più sussamella, ma socciamella. Napoli, città a forma di cuore. Napoli, non zucchero. Non fa fallire. Acquisiti il babà. Ridateci la nostra città, che solo noi la sapimmo gustare. Ridateci la maggioranza. Maggioranza assoluta e relativa! Ridateci la piazza del municipio! Ridateci il comune! Dateci Porta Capuana! A me bro! Ci vediamo e voi da! Dateci piazza d'Italia! Mandate, mandate! Voi vediamo e voi da! Si rimettano a sedere! Ma siamo in diretta! Signori, non si può! E li mortarsi vostri! Oh! Licenza, fermo!
Marino, signore e signori, concludiamo così il nostro dibattito su Napoli, da malata a convalescente. Bravo, direzione, amministrazione, medaglie e patate! Gettoni telefonici e radioline, mandateci tutto! Questa sera Studio Aperto è durato più del consueto per l'interesse dell'argomento. Sono infatti le... L'orologio mio. Onorevoli, cacciate loro! Ma si rendi, ma ti rendi conto? Pure l'orologio si attacca. Vabbè, ma non metteremo mai più piedi. Dai, ci vado, basta, prebenda!